Un saluto a tutti gli amici di Spazio Tennis, dal Tennis Club Ercole di Caserta e tutto il suo staff completo, dal responsabile tecnico Piero Martellotta, al suo staff tecnico Cristiano Petrungaro, curato Lo Prisco e De Vito Giacomo e preparato atletico professore Antonio Giaquinto. Quest'anno le prospettive sono come sempre ambiziose, come abbiamo sempre rispettato negli anni passati. Grossa partecipazione di tutte le squadre nei campionati giovanili dall'Under 12 fino all'Under 16, poi nel campionato Over di D1 maschile, con protagonisti in tutti i settori, partendo dall'Under 14 maschile dove c'è Pasquarello, Giaccio e Cermola, dove sono stati protagonisti anche essendo primo anno come Under 13, e in particolare anche Pasquarello che svolge attività internazionale a 360 gradi, che in questo momento qua ha raggiunto la 142esima posizione della classifica mondiale ETA Europe. Ottimo risultato anche nell'Under 14 femminile con Trivaldelli e Fusco Giorgia, dove loro anche come primo anno raggiungono la semifinale e pronte per il salto nell'anno successivo a cercare di mirare al titolo regionale. Buona l'attività anche per Trivaldelli e Giorgia Fusco nell'attività internazionale, che sono alla continua ricerca di punti per scalare la classifica ETA. Nel settore over 16 invece c'è stata una grossa conferma da parte di tre, diciamo, perline del nostro circolo, che sono Fabrizio Malfitano, De Vita Giacomo e Curato Lo Prisco, dove il primo si è aggiudicato già due tornei di terza categoria con montepremi di 500 euro, mentre gli altri due hanno ottenuto risultati brillanti in due tornei open. Soltanto ai primi due tornei già hanno ottenuto grossissimi risultati. Per quanto riguarda il settore under 12, abbiamo tre leve importantissime, tra cui Rossi Salvatore, Ossi Fabrizio e Meletonia, dove hanno iniziato una splendida stagione nei tornei individuali e stanno sicuramente meritando di essere presenti nel CPA provinciale di Caserta, che sarebbe il centro aggregazione provinciale, dove vengono raggruppati i migliori atleti della provincia con un programma della federazione, dove possono permettersi di allenare e intensificare quello che già normalmente fanno nel loro club. Infine c'è stata una grossa partecipazione anche per il Fitting Program, un programma di tutti i circoli in Italia, dove viene propagandato il tennis a livello promozionale da settore Delfino, Cerbiatto, Coccodrillo, dove è una preparazione a tutti i ragazzi che domani dovrebbero affrontare l'attività agonistica vera e propria. Che dire, per finire la D1 maschile, sempre con protagonisti tutti atleti cresciuti dal nostro vivaio, abbiamo superato a pieno a gironi vincendo tutte e tre le partite e ci siamo qualificati per il tabellone diretto. Non aggiungo più niente perché siamo sempre lì all'apice della programmazione, dei risultati, ci sono sempre programmi ambiziosi e si cerca di conquistare quanto più è possibile l'obiettivo principale, che è quello di far crescere tutti. In programma futuro prevediamo una grossa affluenza di partecipazione nei campionati italiani individuali, continua ancora la scalata nei tornei internazionali per il settore under 14, maschi e femmine. E in più ci aspettiamo da questa squadra di uno composta da tutti i ragazzi nostri la promozione in Serie C. Per il tennis, sì, Pip! Urrà! Chi porta? Date la racchetta per il tennis, sì, Pip! Urrà!